come vi avevo anticipato, c'è un secondo taglio del nastro perché, come ricordavamo, questo è il più grande parco diffuso, motor show diffuso, eventi all'aperto che fino a domenica animeranno la città di Torino, e quindi adesso inauguriamo ufficialmente il Salone Dinamico, e non potevamo non farlo con questo progetto della città di Torino partito un anno fa. Vediamo l'assessore Paolo Pisano che sale in questa macchina che è una vettura guida autonoma, diciamo che siamo sul livello 2/3, una Citroen che è stata completamente smontata e ovviamente allestita per essere un veicolo a guida autonoma da questa azienda che si chiama Bylogics, e quindi ufficialmente li facciamo partire. Il pilota non c'è, se no che auto guida autonoma, come ci si sente? È un po' preoccupata però a non avere l'autista. No, perché ho già fatto i tanti di test, e poi l'azienda Bylogics è un'azienda molto forte su queste tecnologie, quindi sono tranquilli. Va bene, e allora è la prima volta che un salone viene ufficialmente inaugurato con il taglio del nastro durante il passaggio di una vettura guida autonoma, progetto Smart Road della città di Torino. Pronti? L'assessore Alberto Sacco in rappresentanza del sindaco di Torino, e quindi ci approcciamo al nastro per dare ufficialmente il via al Parco Valentino Dinamico. Prego! Andrea, eri un po' preoccupato? Ero un po' preoccupato, ma ecco, questo probabilmente sarà il futuro dell'auto, una macchina che si muove senza velocità. Benvenuti a Parco Valentino 2019! Grande applauso! All'inaugurazione del Parco Valentino Motor Show a Torino, all'interno del Castello del Valentino. Oggi è giornata inaugurativa, quindi giornalisti, operatori del settore, ci sono 54 case automobilistiche e naturalmente in questo piazzale ci sono i pezzi migliori.
abbiamo i nostri sogni. Allora, cosa presentiamo quest'anno? Il proseguo delle attività di Mole Costruzione Artigianale Investe Gran Turismo, con al centro la Mole Antonia. Quindi da famiglia. Eccola lì. Bella grande, eh? Da famiglia. Molto sottocolore, è bello. Beh, vogliamo continuare il percorso di Mole Costruzione Artigianale, però ad un certo punto ci siamo fermati, abbiamo raccolto quelli che sono gli stilemi, stiamo allestendo un telaio ad hoc per questa sempre dedicati a collezioni. Vogliamo portare avanti la tradizione di Torino italiana della carta stilemia. Grazie. L'abbiamo presentata anche a Ginevra, quindi investimenti importanti. Affonda il colpo e più forza mi dà, come il cane.